Nino Toninelli dei 5 Stelle, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali. Buonasera. Buonasera a lei. Ormai il nostro gradito ospite. Con piacere. Allora, intanto dobbiamo dire che siamo alla vigilia delle elezioni siciliane, perché manca pochissimo, dove voi correrete diciamo da soli mentre il centrodestra cercherà di correre in coalizione. Vogliamo evitare altri 5 anni di sciagura, grillina. Io credo che gli elettori del centro-sinistra non hanno che sostenere la mia candidatura. E se contro Giancarlo Cancelleri, candidato 5 Stelle, il centrodestra di Nello Musumeci chiama al voto utile gli elettori di sinistra, vuol dire che tutto è ancora possibile. I grillini sono una setta, si servono della mala politica per esistere. Dove c'è la politica non ci sono grillini, fateci caso. Dipende dalla maggioranza degli elettori siciliani, che non si faranno ingannare né dagli schieramenti né dalla demagogia. Io sono convinto che i siciliani capiranno che l'uomo conta più dell'appartenenza. Allora Lucia, tu ce l'hai avuti tutti i candidati nell'ultima trasmissione che hai fatto domenica. Che idea ti... Buonasera Toninelli. Buonasera a lei. Diciamo, mi sembra che idea ti sei fatta? Chi vince? Mi sembra che, devo dire la verità, che Micheri mi sembrava già un po' rassegnato. Rassegnato. Che ovviamente a sinistra, che erano i due che avevo lì, mi sembravano comunque rassegnati a una divisione vera, insomma. Che lo scontro è ovviamente tra i primi due, questo è scontato, però penso anche che Cancelleri dava segni di vita, anche per una questione di età, ma insomma Cancelleri mi sembrava molto più in palla di Musumeci. D'altra parte Musumeci, devo dire, è una persona che ha una sua autorevolezza riconosciutissima e quindi si tratterà di fare queste due cose, cioè chi veramente chi è più nuovo e chi consolida di più. Poi però insomma Bianca, secondo me in Sicilia adesso c'è il problema della nuova inchiesta su Berlusconi. Da quello che abbiamo oggi avuto c'è la mafia che è stata tenuta lontano come discorso per tutto questo periodo, secondo me travolgerà questi ultimi 2 o 3 giorni, insomma. Tu dici che questo inciderà sul risultato elettorale? Sì, insomma Berlusconi arriva domani, ovviamente Berlusconi non può che dire quello che ha sempre detto, che è una cosa orologeria, e questo naturalmente riscalderà la situazione da una parte. Dall'altra parte ci sono, come dire, c'è un pubblico complicato per Berlusconi lì, no? Cioè si dovrà difendere molto bene da questa cosa, quindi arrivava sereno la storia della mafia. Poi oggi c'era anche qualcosa sui 5 Stelle. Sì, adesso c'è un qualcosa sui 5 Stelle che adesso ne parliamo, perché oggi 5 Stelle, va bene essere avversari politici. No, c'era anche qualcosa di 5 Stelle, no, tu non parlavi del tweet, parlavi di un'altra questione. No, c'era oggi un'accusa che un cugino di un candidato era sospetto di mafia, cioè voglio dire, domenica da noi è successo questo, Bianca, si è capito che la storia che è stata tenuta sotto traccia degli impresentabili in quest'ultima settimana è esplosa e sta un po' travolgendo tutto il dibattito. Sta un po' riguardando tutti. Sì, esatto, insomma. Sta un po' riguardando tutti, perché c'è stata anche una questione che riguardava un candidato 5 Stelle, che però ancora è candidato. Allora, innanzitutto riprendo le parole di Musumeci, che io, ci ha attaccato fortemente nel vostro servizio, definisco lo Scaiola siciliana. Tutti voi ricorderete che Scaiola divenne proprietario di uno splendido attico in centro a Roma senza saperlo. Musumeci è quello che è pieno di impresentabili nelle sue tantissime ammucchiate di liste che lo appoggiano, perché ha detto proprio nella sua trasmissione, dottoressa Annunziata, che lui è venuto a conoscenza dei candidati che lo appoggiano attraverso la stampa, che è una cosa sconcertante. Ciò significa non sapere chi ti appoggia. Come si può candidarsi in una regione complessa, nonostante meravigliosa come la Sicilia, dove c'è la mafia, dove ci sono reati di corruzione elettorale che hanno colpito i suoi candidati, e lui viene a sapere dalla stampa? È lo Scaiola, è allucinante. Come può candidarsi con la dignità di rappresentare il popolo siciliano? Le nostre sono pulite. Lei, dottoressa Annunziata, parlava di un cugino
di un arrestato per mafia. Questo cugino è una questione che è venuta fuori oggi sulla base di una dichiarazione del candidato Fava. Ma il candidato Fava oggi è stato querelato per il semplice fatto che il nostro candidato, lasci stare che è un imprenditore la cui impresa fa parte dell'elenco della white list della prefettura di Palermo, ma è stato sentito immediatamente dopo l'arresto del cugino, affermando, e non è mai stato smentito, che non lo vedeva, non lo sentiva da almeno 30 anni. Se fosse vero quello che dice, che ha detto Fava, che giustamente è stato querelato, sarebbe stato accusato per falso e sarebbe già stato condannato da allora. Quindi rimbalziamo al mittente questa affermazione. A me dispiace tantissimo vedere che in tutte le altre liste, oltre alle ammucchiate dello stesso sistema su cui si basa Rosatellum, tante liste diverse insieme per accaparrare un voto in più. Ma mi dispiace che in tutte queste liste ci siano così tanti impresentabili, arrestati, condannati, allora, gente che non sa l'italiano, ma sa che cosa è successo? Che questi impresentabili, la commissione antimafia presieduta dalla Bindi, li indicherà, li elencherà dopo del voto. Andiamo e questo è anche colpa del ministro Orlando, che non ha fatto combaciare i dati informatici. Andiamo a sentire che cosa dice il sindaco di Firenze, perché lei dice in tutte le liste sono presenti, quindi sarebbero presenti anche nelle liste del Partito Soprattutto nelle liste del Partito Democratico, dice lei. Del centrodestra, appunto, dico. Mentre nelle liste del Partito Democratico non si ha... Sindaco, ci sente? Sì, vi sento bene. Ecco, lei dice che anche nelle liste del Partito Democratico sono presenti impresentabili. Ci sono impresentabili, ma ripeto, soprattutto in quella lista di Musumeci che si presentava come una persona per bene e dobbiamo avere l'onestà intellettuale di dirlo, ma che ha rovinato la propria reputazione e ha rovinato anche, io penso, la reputazione dei siciliani. Accettando queste persone. È ovvio. Se fosse allora, stata sentiamo una persona onesta, lei esclude che nelle liste invece che riguardano il Partito Democratico siano presenti, insomma, persone che hanno dei precedenti penali importanti, che sono, possono essere con la criminalità organizzata. Io non conosco nel dettaglio tutti i candidati della Sicilia, ovviamente da sindaco di Firenze sono molto più impegnato sui temi della mia città, però se l'onorevole Toninelli ritiene che ci siano degli impresentabili, credo che debba dire i nomi di queste persone che a suo giudizio siano impresentabili nelle liste di altri partiti o movimenti. Però credo che i siciliani vogliano sentire politici parlare di cose concrete, rispondere ai bisogni loro che sono legati alle infrastrutture, ai posti di lavoro, alla grande disoccupazione che riguarda anche i giovani, allo sviluppo delle reti ferroviarie e viarie, al sviluppo delle città, al tema della sicurezza, argomenti che riguardano la quotidianità dei cittadini. Io ho sentito nel servizio che voi avete mandato anche un problema vero che si avverte, cioè quello del distacco che aumenta sempre di più da parte dei cittadini verso la politica. Certo, bisogna anche però vedere i toni che si usano. Ecco, quello che è successo oggi da parte di un candidato del Movimento 5 Stelle che ha detto che Ettore Rosato, un deputato parlamentare del PD, dovrebbe morire bruciato, credo che sia un fatto molto grave e forse l'onorevole Toninelli ha l'occasione in diretta davanti ai cittadini di dissociarsi da queste parole, da queste frasi gravissime che abbrutiscono la politica e non fanno altro che allontanare i cittadini dalla campagna elettorale crea confusione e non dà le risposte che si aspetta. Sintetizziamo, intanto vi prego di dare risposte più rapide perché dobbiamo parlare di molte cose. Cosa è successo? Che in un tweet indirizzato al capogruppo PD al Senato, che ha ideato la nuova legge elettorale Rosatellum, Angelo Parisi, designato peraltro dal vostro cancellieri se vincerà le elezioni, cancellieri, sì, a fare l'assessore ai rifiuti, ha scritto: se vincerete le elezioni, ha scritto Rosato, facciamo un patto, se questa legge sarà cassata dalla Consulta noi ti bruceremo vivo. Poi si è scusato e ha cancellato immediatamente il tweet. Però insomma, scrivere un tweet così è molto pesante, anche se poi ti scusi, cancelli il tweet. Come viene in mente a uno di dire ti bruciamo vivo? Cioè un esponente politico che dice di bruciamo vivo. Prima cosa che dico, mi permetta, oggi è una frase veramente, come dire, non pensi che io condivida, ci mancherebbe altro, ma ora la giustifico. La prima cosa che mi viene da dire è come oggi la batteria dei cosiddetti piddini sia uscita tutte insieme, dopo a distanza di 30 secondi l'una dall'altra, con note stampa contro. Sono usciti tutti dalla segreteria del PD all'ultimo eletto nella provincia di Canicattì. Sa perché le dico questo? Che no, aspetti, cioè, ma io mi aspetto
aspettavo che il Partito Democratico, dottoressa, intervenisse con maggiore forza sull'indagine riaperta per mafia riguardante Berlusconi e riguardante Alluti. Detto questo, non appartengono quelle parole né al Movimento 5 Stelle né al sottoscritto e né a chi le ha dette, che ha immediatamente cancellato. Beh, chi le ha dette? Che le ha immediatamente cancellato, però io dico, non è che una frase completamente sbagliata ed idiota debba coprire qualche cosa di molto più grave, liste di impresentabili che non possono essere neppure conosciute dai cittadini siciliani quando andranno a voto per colpa di tutti i vecchi partiti, e una situazione drammatica giudiziaria che riguarda un Berlusconi che è da 30 anni che lo sentiamo dire che arriva alla giustizia d'orologeria. Signori miei, Berlusconi è condannato in via definitiva per un reato gravissimo, che è frode fiscale, e in un periodo di crisi economica come questa, ecco, dove però, le famiglie sono in difficoltà, scusate, e gli imprenditori si suicidano, la frode fiscale sono reati su grandi capitali, quella nuova accusa sono che gli è arrivata oggi. Sì, però bisogna ricordarle certe cose, bene, signori miei. Ma no. Allora, scusate, Tommaso, volevi dire qualcosa? No, volevo dire che effettivamente la partita siciliana mostra, diciamo, una cosa su tutte, e questo forse è il caso di chiedere a Nardella, perché no, da casa la gente si stupisce. Tutti i leader, essendo una partita nazionale, di quelle che addirittura ha sempre determinato prima come finiscono le elezioni dopo, ricordiamo il 61-0 del 2001, sì, tutti i leader sono in Sicilia. Perché Renzi, proprio la domanda che farebbe il cittadino qualunque, non c'è andato? Perché Renzi non c'è andato? Perché si tiene lontano da dove si vota? Ma può darsi anche che ci andrà nei prossimi giorni. Io non, insisto sul fatto... Io insisto sul fatto che i siciliani oggi vogliono vedere politici che diano risposte concrete. Vedete, io da sindaco sono abituato a confrontarmi con i cittadini su questioni che riguardano la sicurezza, la riqualificazione delle periferie, il lavoro. Abbiamo visto anche il tema della disoccupazione giovanile, che è ancora molto alta. Bisogna parlare di questo. E poi, a proposito della questione dell'onestà, è vero, la gente vuole politici onesti, però credo che in questo caso il Movimento 5 Stelle cada in una contraddizione, perché io ricordo quando il leader Di Maio parlava di onestà, onestà, onestà e del fatto che gli indagati sarebbero stati cacciati dal Movimento, però se vedo che nelle più grandi amministrazioni governate dai grillini, penso a Bagheria, penso a Livorno, penso a Roma, penso a Torino, sindaci o comunque colleghi amministratori sono indagati, di conseguenza dovrei aspettarmi che il Movimento 5 Stelle fosse coerente. Ecco, io credo che il valore della coerenza nella politica si stia un po' perdendo. I cittadini vogliono vedere politici onesti, coerenti e che siano molto fattivi e concreti nel realizzare impegni che prendono. Allora, aspetti sindaco, perché poi voglio entrare... Poi mi fa replicare proprio per 15 secondi, sì, ovviamente. Per 15 secondi, speriamo. Dico, che cosa avrebbero dovuto fare, secondo lei, quegli esponenti del Movimento 5 Stelle? Il capo gabinetto della sindaca di Torino, che ha fatto questa cosa, insomma, davvero moralmente scandalosa, perché andare a chiedere di togliere una multa per un amico di 80 euro, 90 euro, però si è dimesso poi subito. Dopo due ore. Quindi è vero che anche voi ormai cadete spesso in infortuni proprio... Allora, diciamo, no, allora chiariamo una cosa. Forse proprio nella scelta di collaboratori. Cadiamo spesso in infortuni, non condivido, nel senso che lo schema è chiarissimo. Un esponente del Partito Democratico querela, denuncia per qualche cosa un nostro sindaco e ovviamente, come nel caso l'ultimo capitato mi pare dell'Appendino, ovviamente il pubblico ministero è obbligato ad aprire un fascicolo per tutelare la persona stessa. Però io non accetto per nulla lezioni di moralità, di legalità da parte del Partito Democratico. Io ricordo semplicemente una piccolissima cosa. Si va a votare sempre il 5 di novembre nel municipio di Ostia, mi pare municipio 10. Ma ci vogliamo ricordare, Nardella, che il presidente cosiddetto mini sindaco, mi pare si chiami Tassone, di Ostia, del Partito Democratico è stato arrestato e quel comune di 230.000 abitanti è stato sciolto. Vabbè, adesso... Quindi non accetto assolutamente lezioni da parte del Partito Democratico, però, in fatto di legalità. Nel Movimento 5 Stelle basta la moralità, un comportamento immorale come chiedere di togliere la multa ad un amico per essere cacciato in due ore. Ma voi avete avuto degli inquisiti che non si sono dimessi, quindi insomma non è che... Ma se ricevo una querela da parte di un Partito Democratico, sì, allora abbia pazienza, dottoressa Berlinguer, in due settimane di vista... il portavoce del Movimento 5 Stelle
Stelle, siccome querelati tutti, querelato anche il sottoscritto, non esistono più. Sì. Io dico una verità, attaccando un esponente del PD, mi querela per diffamazione, allora, cosa devo fare? Nardella, rapida replica, perché poi dobbiamo andare a parlare delle pensioni. Ma no, ma i casi di indagini di molti amministratori del Movimento 5 Stelle non scaturiscono solo da querele. Comunque io non voglio scendere in una polemica personale, appunto, perché credo che alla fine questo. I cittadini vogliano vedere nel caso della Sicilia cosa si propone. Il Partito Democratico porta l'esperienza anche della vittoria di Palermo, il capoluogo della Sicilia, dove Orlando è stato riconfermato grazie anche a un'alleanza con le forze della società civile. Speriamo partito, di fare altrettanto. Il Partito Democratico regione. Non rischia invece proprio di non arrivare neanche tra i primi due, perché vi siete divisi, cosa che farete anche per la candidatura alla presidenza della Regione Lombardia, cioè correrete probabilmente divisi per non aver accettato di spostare le primarie di una settimana? Non pensate che questo vi penalizzerà fortemente? Guarda, è vero che le divisioni non piacciono, non sono comprese, anzi spesso non sono affatto condivise dagli elettori. Gli elettori vogliono vedere politici che lavorano, che sono uniti e che non litigano, e questo vale a maggior ragione per il centro-sinistra. Io credo che in Sicilia il PD abbia certamente molte più possibilità di vincere di MDP, quindi è importante dare il voto a chi può vincere e governare quella regione. Dall'altro lato dobbiamo lavorare per riunire tutto il centro-sinistra, perché ripeto, non possiamo perdere tempo a litigare quando invece gli avversari li abbiamo fuori dal nostro campo. Allora, se posso proprio dire, volevo ricordare a Nardella, 10 secondi, come le dico sempre, la Sicilia esce da un'amministrazione del Partito Democratico, la Sicilia oggi ha il 57% di disoccupazione giovanile e il doppio rispetto alla percentuale nazionale di disoccupazione in generale, quindi io starei un po' più umile nell'affermare che il PD ha amministrato bene la Sicilia, bene, un po' più umile. Va bene. Quando diciamo chiunque si trova diciamo, a casa un granaio già sistemato con fatica, per quanto la cosa sia dolorosa per praticamente tutti, al di là delle promesse che si fanno, poi nessuno rimette a rischio le risorse che già e che magari potrebbe usare per fare altro, per rimetterle in discussione. Quindi ci si possono aprire scommesse da qui all'eternità. Tu dici che nessuno interverrà, neanche se vincono i 5 Stelle. Ma neanche se vincesse, non lo so se chi. Se posso permettermi, allora possiamo fare una scommessa. Una soluzione c'è e cosa. Come? Si potrebbe anche approvare in questa legislatura. Cioè? La legge Fornero, cioè il fallimento della vecchia politica e il fatto che il Parlamento oggi non rappresenti più i cittadini, è dovuto al fatto che i parlamentari, gli onorevoli, fanno leggi che riguardano le persone fuori dal palazzo, ma non loro stessi che vivono nel palazzo. La legge Fornero non riguarda le pensioni. Fornero non è mai stata onorevole, lei è onorevole. Aspetti un attimo. O sbaglio? Ma lei è onorevole o no? Mi lascia finire. Allora, la legge Fornero è stata approvata dai parlamentari sui cittadini, ma non sui parlamentari. La legge Richette, lei se la ricorda? Io quando vengo qua gliela ricordo sempre. Sì, quella sui vitalizi. Riguarda, è questa qua. Sì, ma no, aspetta, la legge riguarda i vitalizi e le pensioni dei parlamentari. Sa cosa applichiamo ai parlamentari? La legge Fornero, solo così i parlamentari che oggi vanno in pensione a 60 anni e non a 70 o a 75 capiranno che la legge Fornero è da cancellare, ma fin tanto che non capiranno le conseguenze di leggi schifose come questa, non le cancelleranno. Onorevole, chiuso una cosa perché magari penso di aver finito, non è finito. Certo. Onorevole, lei lo sa quanto costa abolire la riforma Fornero, quello che lei dice che farebbe domani? Non so cosa costa la vita degli italiani. Lei lo sa quanto, lei è un onorevole della Repubblica Italiana. Ha detto che vuole abolire una legge. Lei sa quanto costerebbe abolire la riforma Fornero? Una domanda semplice. Quanto costa mantenerla? Quanto costa? Io so quanto costa, e quanto costa? Costa la vita degli italiani, costa la vita di centinaia di migliaia di giovani che se ne vanno. Lei non sa neanche quanto costa una legge che lei ha detto. No, no, io lo so, sono 90 miliardi nell'arco di 10 anni. Perché fa parte di quella politica che ci ha portato al fallimento. E voi dovreste avere la No, guardi, mi scusi, ma io vivo in una città come Roma. Ma quei 90 miliardi dove li andate a trovare se vincete le elezioni? Allora, innanzitutto, se riattivi il circuito economico con investimenti strutturali, inizia a dare lavoro. Investimenti strutturali in questa riforma di bilancio, in questa legge di bilancio, non esistono. Aspettate, però, scusate, ripeto, vi devo interrompere che c'ho Giovanna Botteri. Io sono breve, nel senso che in una situazione drammatica come questa, dove più di un giovane su tre non ha lavoro, intervenire con una misura economica, e sottolineo economica, come il reddito di cittadinanza, che è un percorso di reinserimento o di inserimento
lavorativo che ti permette però di sopravvivere con quei 760 euro mensili definiti da parametri di natura europea, è l'unica misura economica shock per permettere di riacquistare dignità e di ridare dignità ai giovani e non farli scappare dall'Italia. Sicilia 2015, 100.000 siciliani, tra cui soprattutto giovani, hanno abbandonato l'isola. Di questi 11.000 sono andati all'estero e quasi tutti non torneranno. Con una misura come il reddito di cittadinanza, con tutta probabilità rimarranno anche nella propria isola e faranno impresa. Allora, sentiamo Nardella. Io purtroppo vedo quotidianamente situazioni del genere. Proprio ieri ho incontrato una ragazza di 27 anni con due figli che ancora non ha lavoro. Allora, il punto, l'abbiamo visto anche dal servizio, è dare ai giovani l'opportunità di entrare subito nel mondo del lavoro e avere salari alti. Sta facendo molto bene Gentiloni, con coraggio ha inserito questa misura di dimezzamento della pressione fiscale alle aziende che assumono giovani, e questo certamente potrà dare una mano. Io non credo nel reddito di cittadinanza che ha al centro un concetto di assistenzialismo, credo invece nel lavoro, 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 lavoro. Non dobbiamo regalare un pesciolino al giorno a un ragazzo, dobbiamo insegnargli a pescare, come dice quel proverbio cinese, perché dando strumenti ai nostri ragazzi, formazione e lavoro, diamo loro la possibilità di un futuro certo e soprattutto di salari buoni. L'assistenzialismo non è abbinabile alla manovra reddito di cittadinanza, perché una parte dell'investimento riguarda le agenzie pubbliche per l'impiego, che oggi Nardella sa, anche a causa del suo partito, essere un totale fallimento, perché non permette l'introduzione o la reintroduzione lavorativa degli disoccupati o degli inoccupati. Un'altra cosa velocissima: ci sono circa 2 milioni, mi pare, di inoccupati, di scoraggiati, di gente che ha perso, non vuole cercare, non cerca né lavoro e neanche vuole studiare. Il reddito di cittadinanza rimetterebbe nel circuito dei disoccupati beneficiari del reddito queste 2 milioni allora, di persone, ciò permetterebbe di avere maggiore flessibilità dall'Europa. Ma lei è assistenziale. Quelli che se ne vanno, Toninelli, no? Cioè tutta la fuga dei cervelli, quella è un'altra questione. Io sono d'accordo con i numeri che lei ha fatto sulla Sicilia, va bene? Sono tutti giusti. Ma in un'epoca di globalizzazione, soprattutto di globalizzazione dell'educazione, sistema scolastico, ma si può pensare che quelli che vanno all'estero a studiare sono fughe di cervelli? Quelli sono cervelli buoni che poi torneranno in Italia. Cioè non si può usare questa categoria. Secondo allora lei ha affrontato un discorso però differente. Scusate, la maggior parte le sa meglio di me, che vengo, non torna però. E vengo a finire. Non sono solo laureati, è anche grande manodopera italiana. Comunque il cervello che se ne va non è solo quello laureato, il cervello che se ne va è l'entità umana che lascia un paese. Le persone che stanno per esempio a Londra sono i meglio della loro generazione, sia che sono trasportatori, sono gente che ho incontrato, dottoressa, non ce n'è stato uno che mi ha detto che se n'è andato con la voglia di abbandonare il proprio paese. Mi creda, non ce n'è stato uno. Ce ne sarà, ma sarà una minoranza. Faccia un giro. Cos'è? No, io volevo dire a chi ci segue da casa, perché siamo in chiusura, e io come soldi mi prendo i miei 20 secondi. Il segretario del Partito Democratico, non solo lui del Partito Democratico, è andato a affermare in questi giorni che il PD vuole abolire i vitalizi, approvare la legge Richetti senza modifica. La gente a casa deve vedere questo faldone qua, sono tutti gli emendamenti di tutti i partiti, non del Movimento 5 Stelle, 227, 49 sono del Partito Fermati, 49 sono del Partito Democratico. Nardella, quindi Nardella, Renzi la pianti di prendere in giro gli italiani, li ritiri questi 49 emendamenti. Nardella, e votiamola. Sai che può replicare rapidamente su questo? Ma che non attaccare, li legga, scherzando. Allora, attacca sempre con questa veemenza. La proposta di legge porta la firma di Richetti, che è un nostro parlamentare, e noi la porteremo in fondo. Le fa ritirare 49 emendamenti? Li avete fatti voi, Nardella? Ma non prende in giro gli italiani, per favore, per favore. Allora, non potete dire di volere approvare una legge e fare mi arrabbio, Berlinguer, mi arrabbio, non si può dire di voler abolire, approvare una legge e fare 50 emendamenti. La gente gli interessa, gli ipocriti. La legge elettorale.